nessuno. Io non credo che nessuno provi, perché per essere politici bisogna avere un titolo di studio, delle capacità. Nella vita bisogna avere una certa esperienza, voi non avete niente. Non avete nulla, zero occupo. E bisogna sempre fare un bilancio, leggere come. Voi siete a zero. È vergognoso. Per cui io seduto qua, purtroppo, sono così, perché sai, comandare a fottere, dice un proverbio, è bellissimo. Controllare è difficile, e quello che faccio io è difficile, non quello che fai tu. Quello che fai tu dall'alto per la tua ragazza è facile. Decidere dove metti i soldi, a chi li dai, per cosa fare. Stai insultando tu. Il mio no, stai insultando tu. Il mio ruolo, scusami, il mio ruolo è difficile. Dovete fare, dovete svolgere il mio ruolo di controllore. E allora ti rendi conto che cosa significa? Io non insulto nessuno, ti sto dicendo che per me siete degli incompetenti. Se poi per me è un insulto, è un insulto. Io mi prendo con i miei insulti, io mi faccio parlare. Mi fai venire di parlare. Ognuno deve rendersi conto dei propri limiti. Non è che un assessore, un vice sindaco, un sito, si inventano così, da oggi a domani, prende il primo, tu fai il sindaco, allora è a posto, si vuota, diventa sindaco. Benissimo, poi si misura. Vediamo nelle misurazioni che cosa c'è. Io vi sto contestando determinate cose, perché siete voi che fate delle scelte, non avete mai interpellato nessuno. Quando ti sei insediato, ti ho detto, se mi vuoi coinvolgere nelle scelte, io cercherò di approvarle. Visto che non mi coinvolgete, io sono per svolgere il lavoro. Il mio compito è questo. Cos'è un peccato allora? Eh? No, ma che è un peccato? Io l'ho detto loro, io rappresento 500 persone in questo paese. 500 persone da solo